Ueddi, trono classico, Ludovica Valli furiosa sul web. Cosa è successo? Trono classico di uomini e donne, Ludovica Valli furiosa sui social. Ludovica Valli, ex protagonista del trono classico di uomini e donne, non le manda di certo a dire. Poche ore fa, sul suo profilo Instagram, l'ex tronista di Maria De Filippi ha postato una foto. Fin qui nulla di male, direte voi. Instagram serve a quello. Lo scatto ritrae le gambe dell'ex beniamina del trono classico. La foto non è stata accolta benissimo dal popolo del web, che ha iniziato ad insultare la protagonista di Uomini e Donne, il programma che si occupa di trovare l'anima gemella dei suoi protagonisti, definendola una poco di buono e consigliandole, addirittura, di andare da uno specialista per mettere su qualche chilo. La tua coscia ha la stessa dimensione del mio braccio? Commenta un utente dei social network. La testa. Non le gambe, la testa. Risponde Ludovica Valli sul suo profilo Instagram. Le gambe ci lasceranno prima o poi, la testa invece rimarrà sempre lì e la cosa grave per alcuni è che rimarrà sempre quella. Scrive l'ex protagonista del pomeriggio di Canale 5. Sicuramente non possiamo darle torto. Ludovica Valli, dopo il trono classico di Ueddi, criticata sul web. Ludovica Valli risponde alle critiche sul web. Anche se non è l'unica delle protagoniste del trono classico di Ueddi ad essere stata attaccata sul web per il suo aspetto fisico. Poco tempo fa, anche Rosa Perrotta fu presa di mira. Secondo gli utenti dei social network, Rosa si sarebbe lasciata andare con il cibo, mettendo su qualche chilo di troppo. Mentre Ludovica sarebbe, sempre secondo il loro parare, fin troppo magra. Entrambe le protagoniste del trono classico di Ueddi, il programma pomeridiano di successo condotto da Maria De Filippi su Canale 5, hanno preferito rispondere direttamente a chi le ha criticate per il loro aspetto fisico. Usate la testa è il consiglio che Ludovica Valli dà a coloro che la criticano per l'eccessiva magrezza. Il popolo del web questa volta non ha giustificazioni, soprattutto perché entrambe le ex troniste del pomeriggio italiano sono testimonial di prodotti che si occupano di aiutare le persone a condurre uno stile di vita più sano. In particolar modo Ludovica che, da qualche tempo a questa parte, si occupa di aggiornare il suo profilo web con ricette culinarie legate ad uno stile di vita salutare. Ricordiamo che ci sono milioni di ragazze che prendono le troniste come modello di ispirazione e, una volta tanto, ci sono delle persone che promuovono una corretta alimentazione.